Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Bisolfi, Draghi statista autentico, con lui la politica ha fatto un passo indietro. Il banchiere, scrittore, protagonista e opinionista del TG4 di Telecupole annuncia altresì l'imminente trasferta parigina per la plenaria dell'Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio, di cui fa parte appieno dal 2018 come consigliere. Il premier Mario Draghi, su cui l'insediamento a Palazzo Chigi il professor Beppe Ghisolfi non aveva dubbi sin dalla fine del 2020, si sta confermando uno statista autentico, tanto da avere obbligato i partiti a mutare il proprio stile e da compiere il classico passo indietro. A beneficiarne sono stati il prestigio e l'autorevolezza internazionale del paese Italia. A ribadire tali concetti è stato il banchiere europeo e mondiale e scrittore di origine fossanesi nel corso dello spazio in cui egli è opinionista all'interno del TG4 di Telecupole, di cui fu a lungo direttore e pioniere della moderna informazione politica e socio-economica. Ospite del Mezzobusto, Giulio Botto, Beppe Ghisolfi è intervenuto in merito al nuovo inedito quadro politico nazionale, determinandosi in seguito al benefico avvento di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie alle scelte strategiche del capo dello Stato, Sergio Mattarella, con effetti molto evidenti anche all'interno di movimenti tradizionalmente populisti come Lega e Movimento 5 Stelle, divisi tra anima e governista europeista e anima di contestataria, con conseguenze destinate a svilupparsi nei mesi a venire. Inevitabile un cenno sul quadro economico e sull'inflazione, che al netto dei fenomeni speculativi da contrastare rappresenta comunque l'indicatore di una ripresa economica destinata a farsi ulteriormente più solida e irreversibile nel corso del 2022, con in vario finale in una nuova legge di stabilità finanziaria firmata da Draghi. Il nuovo contesto congiunturale consoliderà il ruolo complementare e irrinunciabile del settore bancario, evidenziandosi nel corso della pandemia in termini di maggiore flusso di liquidità e di un segmento, di cui un segmento importantissimo e vitale si darà appuntamento nella settimana a venire a Parigi in occasione della plenaria dell'Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio, in cui egli è consigliere in carica dal 2018 per il rinnovo e la riconferma del ruolo direttivo. Beppe Ghisolfi, in seno al mondo delle casse di risparmio, è altresì in parallelo vicepresidente e tesoriere del gruppo europeo, sempre con sede a Bruxelles. Si allega il video per quanto riguarda l'intervento di Beppe Ghisolfi alla TG4 su Telecupole. Quindi l'attualità con il ricordo dell'alluvione del 1994 per parlare di politica, finanza, economia e lanciare una previsione a medio raggio con il professor Beppe Ghisolfi, che è tornato a trovarci dopo alcuni mesi per impegni vari. Intanto ben ritrovato. Grazie per l'invito. Parliamo subito di politica e della posizione dell'Italia con il premier Mario Draghi in qualità di faro guida. Come viene visto a livello europeo e mondiale il premier Draghi e come sta traghettando l'Italia nel post pandemia? Beh, sicuramente l'immagine di Draghi in Europa e nel mondo è un'immagine molto positiva. Finalmente l'Italia ha il suo spazio. D'altra parte Draghi ha introdotto un criterio che non piace tanto ai politici, ma è il criterio della competenza, cioè vanno avanti le persone competenti. Ovvio che i politici sono un po' spiazzati, hanno dovuto fare un passo indietro, ma l'Italia invece ha fatto un passo in avanti. Dal punto di vista della ripresa economica ci sono purtroppo anche delle questioni legate ai rincari, forse che la ripresa economica la stiamo pagando noi cittadini oppure no? Beh, un po' sì, perché guarda, quando c'è la ripresa economica c'è l'inflazione, che molti vedono come un fenomeno negativo, invece l'inflazione entro certi limiti è un fenomeno positivo, perché significa che i consumi sono aumentati, significa quindi che la produzione aumenta, quindi quando i prezzi aumentano in misura però non esagerata, significa che l'economia è in ripresa. L'economia italiana
italiana è una di quelle che va meglio in Europa, noi avremo un PIL che crescerà forse del 6-7%. Ovviamente dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso in questi ultimi 2 anni, ma siamo avviati verso una ripresa che è solida. Dal punto di vista degli alleati politici nel governo, che alleati poi non sono perché devono forzatamente convivere in un governo dei migliori, tra virgolette, la posizione della Lega sta un po' stridendo ultimamente all'interno del partito stesso. Sì, perché la Lega ha 2 anime. Una è quella populista, sovranista, che prende i voti e che fa capo a Salvini. Poi c'è un'anima invece europeista che fa capo a Giorgetti. Ovviamente il difficile è far convivere le 2 anime all'interno dello stesso partito. Adesso si fa finta che vadano d'accordo, che tutto sia andato bene. In realtà sono 2 posizioni opposte. Anche i 5 Stelle non stanno vivendo un momento, diciamo, fulgido. No, direi per i 5 Stelle è un momento difficilissimo, tant'è che sono il partito che teme di più le elezioni, perché in caso di elezioni loro sarebbero ridotti a 1/3 degli attuali parlamentari. Si è visto l'amministrativa. Esatto, e gli altri dovrebbero andare a lavorare, cioè tornare al lavoro, ammesso che abbiano un lavoro. La cosa è molto complicata, da un lato c'è Conte, che è il leader che è stato designato, ma c'è Di Maio, che nel partito è molto forte. Anche qui sono contrapposizioni anche a livello personale. Chiudiamo con un impegno personale, prossimamente in Francia, a Parigi. Per quale motivo, professor Pisoli? Sì, vado a Parigi la settimana prossima, c'è l'Assemblea e il Consiglio dell'Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio, di cui io sono consigliere, ci saranno anche i rinnovi delle cariche, quindi andiamo a Parigi con una certa trepidazione, ma dovrei essere a posto, quindi vado abbastanza felice. Questo è, diciamo, il gruppo mondiale delle casse di risparmio che si riunisce in vari punti. È la prima volta adesso che faremo una riunione di persona, perché finora abbiamo sempre fatto i lavori online. Finalmente anche questo è un buon segnale di ripresa. Bene, ringraziamo il professor Beppe Ghisolfi, ci attendiamo anche qualche notizia o qualche video direttamente da Parigi. Ma volentieri, guarda, sarò a cena al Ritz, tra l'altro, il famoso albergo che è stato definito il più bello del mondo, e magari dal Ritz ti manderò un video anche per farti vedere qualche sala bella e ti farò un saluto da Parigi. Grazie infinite al professor Beppe Ghisolfi per la sua opinione. Noi continuiamo col telegiornale, parliamo dei